la comunità Bagnoli. E allora combatti contro il cattivo. Se sei il suo nome e cognome, aggredisci. No, comunque posso dire una cosa, questo è un evento, no, un attimo solo. Questo è un evento che chiaramente affronta dei temi molto trasversali, quindi era anche probabile che ci fosse, diciamo, uno scontro, però voglio anche ricordare che l'anno scorso ti sei seduto a tavola con il commissario Anastasi. Questo penso che sia l'ultima parola, diciamo, da dire adesso. Il commissario Anastasi era stato messo lì per gli interessi privati di alcune aziende e questo non è difendere Bagnoli. Quindi allora non ci vendiamo cose che sono successe 20 anni fa. Adesso, visto che è un tributo a Gianni, andiamo avanti con altri argomenti. Siccome hai citato la strada, adesso, adesso io non penso che ci siano repliche. Si chiama Rosanna Puglia, che è la direttrice del Sant'Anno. Mi ha chiamato l'anno scorso e mi ha detto: senti, ci sta un certo Salmo Anastase che vorrebbe parlare con te di Bagnoli. Io non conosco tutti i meccanismi della politica e delle fazioni. Dovresti conoscerli per difendere il tuo territorio. Adesso basta, passiamo avanti. Le cose negli anni cambiano, Gianni sarà leale, ma probabilmente qualcuno qui sta dicendo che non lo sei. Va bene, stato. Allora pensateci voi a Bagnoli, non chiedetemi niente a me di Bagnoli. Ma infatti non è mai dato niente. Più bravi, più intelligenti, meno sprovveduti di me. Lottate per Bagnoli, vediamo cosa combinate. In qualunque circostanza, comunque, io sarò presente. Dario, adesso andiamo avanti.